Poi in faccia, aspetta. Ecco. Grazie. Buongiorno, sono Renato Paolo, io sono un ricercatore indipendente, sono ingegnere scienziato dei materiali, collaboro con Free Bioenergy per un'indagine su delle tecnologie alternative informazionali per la gestione e trattamento delle acque. Oggi ho avuto l'onore di essere convocato qui al convegno di Free Energy, organizzato da Raffaella Rosa. E il mio argomento, il mio intervento si intitolerà Dall'energia all'informazione, dal misurare al cogliere, dal significato al senso. Il che cosa significa? Questo tipo di intervento è un intervento che, a differenza degli altri, non pertiene a una ricerca di tipo sperimentale o pratico, ma è un frutto di mie personali riflessioni che ho fatto attraverso l'epistemologia, la filosofia e anche la biologia e la psicologia. Allora, quello che sto cercando di proporre è una prospettiva scientifica che sia capace di trascendere i limiti dell'episteme, cioè di ciò che si dà, di ciò che sperimentalmente è cogliibile e del numero. Quindi io sto cercando di invitare lo scienziato ad essere capace di contaminarsi con un problema di filosofia della scienza in termini non ridotti al principio di non contraddizione e con il concetto di informazione, ma in senso alto, non in senso tecnico, in senso assolutamente, ecco, io userei questa parola, che attinge alla dimensione della coscienza. Ecco, quindi ridurre, eliminare... Questa interazione tra scienza e coscienza, per nostra fortuna, sta diventando una presa di coscienza da parte di tante persone che operano nella società. È bello della situazione attuale che ci troviamo appunto in quella che Alberoni chiamava stato nascente, cioè noi ci troviamo oggi in uno stato nascente in cui vengono a confluire, a interferire, a intersecarsi un'infinità di suggestioni e suggerimenti, di stimoli. E di stimoli che daranno sicuramente nel breve periodo, si spera, ma ci si arriva per forza, è necessario, ormai ci siamo. Sì, sono d'accordo. Quindi, scavalcando tutte le resistenze del vecchio potere, rappresentato appunto dal potere finanziario, ecco, economico mondialista. Esatto. Per concludere, direi questo, che appunto c'è una bruttissima realtà ancora, che è questa, che volenti o nolenti, purtroppo il paradigma classico è assolutamente alloggia e contagia gli approcci intuitivi del buon senso anche nelle persone di alta cultura. È inevitabile. Mentre qui bisogna imparare a uscire da un paradigma visivo dell'eidos e portarsi alla aleteia, che è composta di episteme e di doxa, come disse Eraclito. Allora, secondo me l'aspetto interessante è che un mondo, una continua separazione tra physis, natura, e psiche, anima, è assolutamente inconsistente. Beh, ma ormai anche questo ci stiamo arrivando, l'anima del mondo è presente, esattamente, è percepita, c'è una è una visione unitaria, e lei tra l'altro all'inizio aveva proprio parlato appunto di una visione olistica, olistica. Certo, ma ecco, il mio punto è questo: l'olismo che c'è spesso diffuso adesso purtroppo pecca di inconsistenza spesso scientifica. Esattamente. E viene, come dire, giustamente in un certo senso, è vulnerabile perlomeno alle critiche feroci e alle pugnalate del logico, no? Del pragmatico, dello sperimentale. E poi se non ci fosse, è verissimo. Certo. Allora il punto è questo: che anche l'olismo, il paradigma olistico, deve essere davvero olistico, quindi deve avere un grounding, deve radicarsi nella physis. Se questo non c'è, rimaniamo dei farfalloni per aria. Allora, un paradigma che sia bionivoco, che l'olista si radichi e che lo scienziato, lo sperimentatore, il fisico si apra. In questa configurazione credo che si arrivi veramente ad adempiere fichtianamente il destino dell'uomo. Ne sono convintissimo anch'io, e con questo chiudiamo questa brevissima intervista. Ringrazio. Diciamo che da molto tempo siamo d'accordo su questo tesi. Sono molto contento di questo, arrivederci.